E giovedì vi proponiamo di entrare nella macchina del tempo, che è il cinema, e di andare nel 1910, un piccolo film che si chiama Coiffure et type d'Hollande, che è stato girato nella Frisia da una casa di produzione che era la più grande casa di produzione del mondo. Il cinema era nato in Europa, era la Pathé. Francese, parigina, che uno dei generi che aveva più successo era il dal vero, con riprese che venivano fatte in varie parti del mondo e lo spettatore per la prima volta si trovava a vedere immagini dell'Italia, dell'Egitto, dell'Olanda. E il soggetto sono i cappelli, i merletti che le donne della Frisia nei giorni di festa indossano. Siamo in un altro mondo, ma la particolarità è anche che lo vedrete, la qualità della fotografia è assoluta, una definizione straordinaria, e poi c'è una sorpresa, c'è il colore, perché si pensa che il cinema muto fosse in bianco e nero, sì, era in bianco e nero, la pellicola era in bianco e nero, ma poi fotogramma per fotogramma veniva colorato. E questo sistema, che era stato messo a punto dai francesi e veniva utilizzato soprattutto dalla Pathé e dalla Gaumont, si chiamava pochoir. Era il sistema tecnologicamente più avanzato per mettere 4, 5, 6 colori differenti fotogramma per fotogramma. Ogni tanto, però, il colore non c'è, c'è un volto in bianco e nero. E vedrete che impressione vi farà vedere questa strana somiglianza al colore naturale, che invece è qualcos'altro. E poi gli sguardi di queste donne che guardano spesso in macchina. A un certo punto vi chiederete se siete voi a guardarle o se loro da un'altra epoca vi stanno guardando. E poi un altro capolavoro, un piccolo film che si chiama Sur le bord de la Tamise, di Oxford a Windsor, dove farete un lungo viaggio di qualche minuto nel 1914, quando non c'erano le autostrade, le macchine erano al loro inizio e un modo sicuro per attraversare l'Inghilterra e buona parte d'Europa erano i canali. Era una civiltà dell'acqua e il cinematografo, subito con i Lumière, aveva capito che era l'arte del movimento, che poteva usare delle carrellate naturali, il dolce fluire del fiume. Ed è una soggettiva travolgente, anche perché c'è un pezzo importante di storia dell'arte. La pittura aveva inseguito da secoli, il movimento, il cinema l'aveva trovato. E quello che vedrete in fondo è una pittura, perché c'è un uso talmente profondo dell'inquadratura, che vedrete si sdoppia, l'acqua specchia il cielo, e nello stesso tempo c'è un uso del colore sconvolgente. Perché il cinema da subito è stata un'arte popolare per tutti, ma anche è stata l'arte della sperimentazione linguistica e tecnologica. Buona visione. Thank you.